Allora, missione per il professore Sharp, pozione focalizzante da creare e utilizzare, ottenere una Maxima e un Eidurus e poi usarle assieme. Ma devo usarle in combattimento? Posso usarle anche così a cacchio di cane? Perché io la Maxima e la Eidurus ce le ho. Io proverei ad usarle anche così. Una e due. Missione completata. Ah, quindi è massimo attacco e totale difesa, è quella della roccia. Ciao! Mi ha salutato per davvero sta tipa. Tra l'altro hai dei capelli estremamente rossi per quest'epoca. Prof, buonasera. Dunque, vuole che io faccia la pozione focalizzante. Ci ho messo un sacco a trovare lo stelo di Lunaria. Poi bastava andare dal tipo che vendeva. Era talmente ovvio, ho cercato per tutti i mercanti erranti e il tizio più ovvio ce l'aveva. La vera rottura di balle è che per davvero dobbiamo aspettare per un minuto. Certo, magari posso mettermi a fare altro, ma metti che dopo 2 minuti questa brucia scompare, che ne so. Tra l'altro, la focalizzante sembra interessante come pozione. Riduce il tempo di recupero. 3, 2, 1, pronta. Grazie. Eccoci qua, prof. Ho fatto la pozione, gliela bevo davanti alla faccia. Glu 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 glu. Eccellente. Hai visto che bravo? Frequenta le lezioni di pozioni durante il giorno. Vabbè. Vediamole all'animazione. Lui comunque è un po' Pito nel Lupin. La magia. È il primo sorriso che gli vedo fare, sto qua. E noi siamo là dietro come degli stronzi. Ah, io tanto ho fatto la pozione da solo, nessuno mi ha cagato. Vabbè, dai. Tutti felici e contenti, 100 anni prima di Harry Potter. Come sta Dunque, andando con i prof, compiti assegnati? Ho tutto a posto. completato i suoi incarichi, professore. Bene. Ora sei pronto per apprendere Depulso. Vediamo cosa riesci a fare. Depulso alla fine è il contrario di accio. Concentrati. Non lasciare che la mente vaghi. Sì, signore. Quindi, quadrato, X e triangolo. Ecco fatto. Molto semplice. Non è difficile imparare gli incantesimi, è proprio Ora che. sai come fare. Se vuoi fare pratica, e credo proprio che dovresti, non andare a scaraventare i tuoi compagni in giro per i corridoi. Prova piuttosto con i libri incantati che trovi qui. D'accordo, capo. Depulso! Ottimo. È un piacere constatare la determinazione che hai nel padroneggiare gli incantesimi. Però hai visto, sono stato bravo. E ora è il momento di andare a imparare a volare con la scopa. Mi fa strano che queste missioni dovrebbero essere di un livello così basso e noi siamo. Madonna mia. Però otteniamo finalmente il volo, che se ci semplifica l'esplorazione, tutto di guadagnato. Ed eccoci qui alla prima lezione di volo. Per primo dalla scopa. Duh. Afferrate tutti una scopa e iniziamo! Ah, eccola, dicevo, dov'è? Se possiamo, voglio personalizzarla la nostra scopa. Lui se la Signor sente Crompton, caldissima. posso avere la sua attenzione? Scusi, Madame Kogawa. Classe. Diamo il benvenuto al nuovo arrivo alle nostre lezioni di volo. Benvenuto. La lezione di oggi sarà dedicata al ripasso di come si manovra una scopa in sicurezza. Vi ricordo che il volo è, prima di tutto, un metodo di trasporto. Ho Però l'impressione scusa. che qualcuno qui l'abbia dimenticato. Duh. Non vi insegnerò a fare acrobazie e non tollererò che le facciate durante le mie lezioni. Le lasciamo ai professionisti del Quidditch, come i Toyohashi Tengu. Non ti piacciono, eh? Ora, vediamo se avete proseguito gli allenamenti durante le vacanze Ma il estive. volo non è una E chi roba non da se lo imparare il ricorda, primo anno. dovete avvicinarvi alla Cioè, scopa, capisco dire per su, noi, però. con voce ferma e chiara, mettervi a cavalcioni e accomodarvi bene Cioè, sul per loro sedile. dovrebbero essere lezioni basilarissime. Cioè, dovrebbero dire Su! proprio: che palle, ma dobbiamo farlo per davvero? Una stronza del genere. Grazie. Ah, Ora, grazie. sta a voi. Arigato. Su! Su, stupido, Ma tu non non so facevi tutto lo niente! splendido? Al primo colpo la facciamo? Su! Lo Su! sapevo. Harry Potter. Fate passare una gamba dall'altra parte. Mai tenere entrambe le gambe da un lato, o un soffio di vento vi butterà giù. Io non so come si fa, qualcuno mi spiega. E
E wow, sei bravissimo! Se mentre siete in volo, tornate subito a terra! Sì, signora! Come si vola? Cosa faccio? Bene. Scendi, ora sali? Passiamo alla prima lezione. Attraversate volando ogni singolo anello nel cortile. Fate attenzione. Le scope sono di proprietà della scuola. Le rivoglio indietro intere. Le rivoglio intere. Allora, il sistema di volo è un po' strano, però non è difficile. Ottimo lavoro. Ora che hai preso dimestichezza con la scopa, vediamo come te la cavi con un esercizio un po' più difficile. Che Ovvero vai di velocità? Il prossimo gruppo di anelli ti condurrà. Velocità in volo, attiva e disattiva la velocità di volo. Impegnativa. Ah, beh. Scusa un attimo. Panorama. Salve, bella giornata per volare. Dove vai? Ah, dicevo, chi è che sta parlando? La vecchia rimessa per le barche. Peccato che tu non abbia attraversato il lago al primo anno. Effettivamente sarebbe stata una bella emozione, immagino. Comunque ho capito il sistema. Con R2 o lo fai tu, nel senso, tieni premuto e vai in... come posso dirlo? Quando vuoi tu veloce, oppure premi L3 e vai in automatico. Ma questa è una gara o cosa? Non lo so. In ogni caso, abbiamo perso tempo prima perché stavo cercando di imparare di tanto i comandi. La nostra vicina che abita sott'acqua viene a fare un saluto. Ma c'è un Kraken. Ah, bene, ho capito come si fa. Esatto, non c'è modo di andare un po' più veloce. Mi sta sulle balle che lui sia più avanti di me, ormai. Ecco qua. Che palle le prove in cui devi passare in mezzo ai... Ce l'ho fatto! Agli anelli. Hai un momento? Certo che ne ho, anche due. Tanto meglio tenerlo già attivo, sai? Ho visto come volavi attraverso quegli anelli. Te la cavi piuttosto bene su quella vecchia scopa della scuola. Immagino sia ora di passare a qualcosa di un po' più stimolante. Ma non sei un professore, che cazzo troppo. Vuoi tu? Non ci siamo mai presentati, sono Everett Clopton. Ciao Everett. Un grifondoro come te potrebbe essere interessato a una bella avventura aerea. Lo sapevo, sta cercando di sfruttare il nostro essere grifondoro, dai va bene. Direi proprio di sì. Cosa avevi in mente? Una piccola deviazione, diciamo. Seguimi. Ecco, guarda se non finiamo nella merda per colpa di sto qua. Il tour sta per iniziare, seguitemi prego. Ora stiamo sorvolando il cortile di trasfigurazione, sempre incantevole. Speriamo che il preside non stia bevendo un tè alla finestra. E speriamo di no, se no siamo rovinati. È bello vedere tutto dall'alto, vero? È bello muoversi veloce in realtà. Più avanti c'è il giardino su cui fanno capolino le finestre della sala comune di Tasso Rosso. E quando è che passiamo davanti allo spogliatoio femminile, come nei migliori film americani? Come fa Everett a volare così veloce? Perché ha una scopa migliore. Precisamente. È molto comodo per sfuggire da una situazione difficile. Ovvero? Spinta... Ah! Ora sì che ci siamo! Che figata! Non è che per caso abbiamo il boost! Parte ippogrifo? Vabbè. Questi commenti del cazzo. Ed ecco sotto. Eccolo qua il ponte. Celebre ponte. Si pensi a tutta la magia necessaria per tenerlo in piedi. Ecco. Quello è vero. È un abuso edilizio sto ponte. Consigli sul volo e un tour guidato di Hogwarts. Gran bella gita, Everett. Sperando che non ci cazzino. Ma che bello il campo da Quidditch che non useremo. In parte, sono contento che non ci sia il Quidditch. Per il semplice fatto che le cose sportive nei giochi non sempre sono ben accette per me. Arrivo, prof. La prego, non mi tolga punti. Vediamoci a restituire le scope. Eccoci qua. Smonta qui. Hai visto che precisione proprio davanti alle altre scope. E voi due dove siete stati?
Oh, salve, professoressa. Stavamo solo facendo un po' di pratica. Non aver seguito le mie istruzioni costerà entrambi un bel po' di punti. Cristo. Signor Clopton, sono molto delusa. Sei ancora qui per... Ma... Perché non mostri il dovuto rispetto né a te stesso né alla tua scopa? È la Madonna! Ora basta! Per oggi la lezione è finita. Piove anche. Quanto a te, farai meglio a mettere un po' di giudizio per il futuro. Le chiedo scusa, ma la prego, non mi ammazzi. Sono... Hai volato piuttosto bene. Ecco, grazie. Beh, non so come prenderla. Ha fatto proprio questa faccia. Non so come prendere questa cosa. Mi dispiace per quella faccenda con la Kogawa, ma devi ammettere che il panorama meritava. Oddio, mi dispiace che siamo finiti nei guai. Forse, ma siamo finiti nei guai e la Kogawa potrebbe farcela pagare. È stata davvero una sfortuna che ci abbia visti. Ma come per dire che non lo sapeva? Sembri a tuo agio su una scopa. Scommetto che con un modello migliore batteresti Imelda a mani basse. È la cocca della Kogawa. Ok, volevo sapere chi Se è Imelda, tra l'altro. Tutta mia, potrei darle una lezione anch'io. Odio dover restituire la scopa dopo la lezione. Forse farei meglio a comprarmene una mia. Se puoi, quanto dovresti. Costa? Vorrei poterlo fare io. Ti consiglio di fare un salto da Albi Wicks a Hogsmeade. È esattamente quello che volevo. Per collaudare i nuovi modelli. Terrò gli occhi al cielo per vederti passare. Scope gratis, che bello. La Nimbus 1900 ci danno. Lezione di volo. Oh, che bello. Sfida completata. Quanti punti? 260, vabbè, neanche troppi. Non c'è ancora aggiornato nulla, quindi io un saltino effettivamente a Hogsmeade, quasi quasi, glielo butto. E dovrebbe essere questo qua, esatto. Quanto ci fai che appena spawniamo ci droppano la missione, o meglio il continuo della missione. Della serie proprio vai al negozio e comprati una scopa. Tra l'altro le scope erano anche uno degli oggetti che avevamo sbloccati con il DLC. L'aspetto perlomeno. Poi non so se le scope cambieranno tra di loro, se c'è qualche modello più veloce, qualcuno più lento. Però se c'è un negozio che le vende queste cose è probabile. Eccoci qua. Non ho dimenticato la nostra visita in biblioteca. Com'è andata? Se hai voglia di esercitarti con incantesimi illeciti, troviamoci fuori dall'aula di difesa contro le arti oscure. Illeciti? Un posto discreto lì vicino. Perché mi sa tanto di magia oscura? Buongiorno. Ho bisogno di aiuto con una consegna e ho pensato che la cosa potesse interessare. Ok. Passa da me a pozioni di J. Pippin se vuoi guadagnare qualche moneta. Certo, come no. Sfruttamento. Raggiungimi al corridoio del settimo piano appena possibile. Conosco un posto che potrà esserti d'aiuto nei tuoi studi. Intanto, la stanza delle necessità, Wesley. Su ciò di cui hai bisogno. Certo. Ti spiegherò meglio quando ci vedremo. Grazie, donna. Ma quando è che qualcuno mi insegna l'Omora? Eccola qua, infatti, attrezzatura sportiva. Compra una scopa da sprint coso, sì. Guardali qua che si provano le loro scopine. E io intanto... ti rubo 19 monete. Ah, proprio da sotto il naso. Ah, buongiorno. Ah, un viso nuovo. Magnifico. Ma tu sembri James Potter. Sto gioco è tutta una continua richiamo ai personaggi dei film. Dunque, quanto mi costa una scopa? Buongiorno, lei è il signor Wicks? Albi Wicks, al tuo servizio. Benvenuto a Spint Witches. Scusa se sei venuto prima e non sei potuto entrare. Il negozio è chiuso perché le vie commerciali sono bloccate. Mi è toccato raggiungere il fornitore a Londra. E sono appena tornato. Per fortuna con la merce. Immagino ti serva una scopa nuova, vero? Direi di sì. Ho un po' di solcabrezza rare, delle scatto di brace, frecce d'argento e filamento. Ok. Qualsiasi sia la tua scelta, sarai felice. Sono tutte eccezionali, sia per qualità che per prestazioni. Perché penso che in realtà non siano tutte uguali? Si direbbe un bel assortimento di scope. Darò un'occhiata in giro, grazie. Quindi, come immaginavo, ci sono scope diverse. Quante mi costano? Beh, oddio, 600 monete è un cazzo. 600 monete sono 4 volte lo stesso ingrediente in un negozio. Ma è fantastico. Ma c'è una differenza tra di loro? Se no, è di altissima qualità. Solo l'aspetto? Esatto. A questo punto, tanto... Allora, se non aveva la lampada davanti, ti dicevo anche che non era brutta. Quell'oggetto è di altissima qualità. Che brutta. Allora,
Sono tutte bruttine. Non ce n'è una che mi piaccia più dell'altra. Bellissima qualità. Ah, ma della casa intende proprio della casata e Grifondoro. Io pensavo della casa sua, cioè nel senso che l'aveva costruita lui, che ne so. Vabbè, questa, dai. Quell'oggetto è di altissima qualità. Ecco qua, grazie. Dunque, sebbene scopa comprata. Sebbene qualsiasi modello sia un passo avanti rispetto alle scope che puoi trovare a lezione con la Kogawa, tutti hanno dei limiti. Ovvero? Tu sembri qualcuno a cui potrebbero interessare, diciamo, delle migliorie. Grazie. Ah, esatto. Sapevo di averci visto giusto con te. Sì, sono un dunque, delinquente. A basse altitudini tutte le scope hanno prestazioni piuttosto soddisfacenti. Ma come noterai, più si sale, più la velocità tende a diventare meno costante. Beh, io penso di poter rimediare al problema. Tramite delle missioni. Sto lavorando ad alcune modifiche, o potenziamenti, se vogliamo, aha, che miglioreranno le prestazioni di qualsiasi scopa. Certo, capo. Mi serve qualcuno che faccia delle prove di volo e poi torni a fare rapporto, così che possa perfezionare il tutto. Ho capito. Si dà il caso che un'altra studentessa di Hogwarts, Imelda Reis, stia usando dei tracciati abbandonati per delle prove a tempo. No, le situazione prove a tempo. Situazione ideale per raccogliere statistiche di volo. Cristo. Se tu riuscissi a battere i suoi tempi e poi farmi un resoconto sulle prestazioni, certo, della scuola, come no? Io potrei ultimare il mio primo potenziamento. Che ne dici? Che le prove a tempo sono la merda dei videogiochi. Certo, ci proverò. Interessante. Vedrò cosa posso fare. Ti ringrazio. Vedrai che ne varrà la pena. E se ho ragione, speriamo, il nuovo potenziamento, guarda, migliorerà le scope sotto ogni aspetto. Ti farò anche un prezzo speciale. E meno poi, male. Le prove a tempo sono divertenti. Vai al campo, guarda, da 15 e Imelda Reis. I brividi talmente mi piacciono. Quando avrai battuto il tempo di Imelda, fammelo sapere. Certo, guarda, torno subito. Vado adesso. Ti ho anche rubato i soldi, vaffanculo. Le aree che proibiscono il volo. Non posso far altro che ammirare l'entusiasmo del signor Wicks. Ok, io come faccio a volare? Completa gli incarichi che ti ho assegnato, poi raggiungimi nella mia classe. Ti insegnerò, certo, di capo. Findo, incantesimo tagliozzante. Solitamente viene usato per tagliare gli oggetti, ma può rivelarsi un'arma molto potente. Boia. Interessante. Sai che quasi quasi. Ah, aspetta, come facciamo a cambiargli aspetto? Ok, potenziamenti, ma almeno l'aspetto, neanche quello? Ah, fuck. Comunque, vediamo che cosa vuole Sharp. Ricompense con Fringo, la stanza delle necessità, lo sapevo. Apprendi una maledizione con Sebastian, la madonna, sotterfugi qui, eh. Comunque, ottieni la pozione dell'invisibilità, ottieni, usa la pozione del tuono contro i nemici. In realtà ti dirò che non è difficile, quasi quasi seguo questa. Bello l'effetto del fuoco dietro, che figata. E quali zone sono limitate, quindi? Immagino i centri abitati a questo punto. Che bello finalmente potersi muovere con tale rapidità. Ma si è appena mangiato i rifiuti, ma che figata. Non mi aspettavo il cestino targato Hogwarts, io.